Congratulazioni per il gol. Ti faccio una domanda difficile: meglio questo o quello nel derby? Forse questo per il risultato, per come, per il peso, ecco. Però quello, anche quello del derby, non mi fa scegliere. Va bene, allora facciamo entrambi. Ascolta, queste partite vi descrivono un po' come gruppo, come animo, la sofferenza fino all'ultimo, però la voglia di non mollare mai e poi andarsi a prendere la vittoria. Sì, certo, l'avevo detto anche l'altra volta che mi ha stupito il gruppo qui all'Inter, e questa è solamente la conferma e la dimostrazione, perché una squadra che non ha gruppo una partita così non la vince, con tutta la fortuna che possiamo aver avuto eccetera, non la vince, quindi questa è la dimostrazione. Però per i tifosi non si può fare così per tutto il 2024, perché non no, ce la fanno. Neanche per noi, neanche per noi, perché è complicato. Veramente quando ho fischiato il rigore stavo morendo dentro, perché poi appena fatto un qualcosino, esultanza così, dico che no, per favore. Infatti, per fortuna, la debandata ci ha aiutato. A gennaio ci sarà adesso, fra un po', l'impegno a Riyadh in Supercoppa, poi a febbraio ritorna alla Champions. Sarà complicato gestire le energie sia fisiche che mentali? Sì, probabilmente sì, però abbiamo un gruppo talmente ampio con giocatori validi che sicuramente riusciremo a dosare bene le energie, quindi questo non credo sia un problema. Ecco, poi quando si viene spinti da un pubblico così e da degli obiettivi così importanti passa tutto in secondo piano, ecco, sembra che non te ne accorga. Grazie Davide. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Quanta voglia avevi di tornare oggi, di tornare a segnare, a sentire i tuoi tifosi che cantano per te e per tutta la squadra? No, tantissimo, tantissimo. Mi è mancato tantissimo il campo e sono contento di aver tornato a giocare con i miei compagni. Quanto era importante oggi vincere dopo il pareggio di Genova e soprattutto con una Juventus così attaccata a voi? No, era importante perché eravamo a casa nostra con una squadra che sa i suoi obiettivi e che ha cambiato allenatore da poco e veniva qua a San Siro a fare il suo lavoro, quindi dovevamo fare quello che abbiamo preparato. Non lo abbiamo fatto discretamente e dobbiamo migliorare tanto, però ci prendiamo questi tre punti con consapevolezza che ci abbiamo la Juventus dietro e dobbiamo essere bravi a continuare a vincere le partite. Oggi è ennesima dimostrazione del fatto che in Serie A tutte le squadre se la giocano ad armi pari, forse bisogna imparare magari a chiuderle prima questo tipo di partite? Sì, sicuramente che sì, come ho detto prima non abbiamo fatto magari quello che abbiamo preparato questa settimana, però è importante aver lasciato a casa questi tre punti che per noi erano fondamentali per il nostro percorso. Domande da studio? Sì, ciao Lauti, complimenti. Ciao. Per il gol, per la partita. C'è la consapevolezza che in questo momento sia importante per la stagione, abbiamo visto anche in un momento dove sia tu che Di Marco eravate infortunati, la vostra presenza a Genova nell'ultima trasferta, oggi la voglia per entrambi, la voglia tua di ritornare subito in campo, accelerare anche un po' magari i tempi, sapendo che in questo momento insomma le partite, le vittorie e i punti pesano magari più che in altri momenti della stagione. Sì, certo, è così. Io voglio sempre essere in campo, il mister lo sa, i compagni lo sanno, poi è scelta sua chi fa giocare, chi fa entrare, però io mi sono messo a lavorare in doppio turno per recuperare il più prima possibile, ho fatto in 12 giorni il suo guarito e sono contento perché anche lo staff medico ha fatto un grande lavoro e faccio i complimenti anche a loro perché mi hanno aiutato tanto queste due settimane che il campo mi ha mancato tanto. Si chiude il girone d'andata, primi in classifica, 15 vittorie, quali sono gli obiettivi per il 2024 che è iniziato già bene? No, continuare su questa strada, continuare a crescere come squadra, come gruppo, perché questo è molto importante per raggiungere obiettivi. Adesso abbiamo un'altra partita di Serie A, poi andiamo a giocarci quelle semifinali contro la Lazio in Arabia, quindi dobbiamo prima pensare a Serie A e poi pensare a quello che arriva. Grazie Lautaro. Grazie a voi.